Sono Tommaso della redazione Ragazzi di Rimini, della seconda edizione di Mare di Libri e oggi uno degli ospiti che abbiamo qui è Piero Domenico Baccalario e che ora ci parlerà di due delle sue saghe, Century e Ulysses More. Allora, quando hai cominciato a scrivere Ulysses More, avevi già in mente una serie oppure gli altri continui sono venuti dopo? Ulysses Moore è nato come una storia unica, solo che aveva il difetto di essere una storia molto lunga, per cui, siccome il mio editore pensava che tu non l'avresti mai letta perché è troppo, troppo impegnativa, è stata divisa in sei libri più piccolini. E quindi in questo modo è stata conosciuta dal pubblico, ma è nata come un'unica lunga storia. E quindi questo è come mi è venuto in mente di scriverlo. Poi, Ulysses More ha due capitoli, per così dire. Il primo va dal primo libro al sesto e poi c'è il settimo e l'ottavo libro. E nel settimo libro, Le avventure di Rick, Jason e Julia sono narrate all'interno di altri libri, all'interno a loro volta del libro. E grazie a questi Anita riesce a raggiungere Kilmore Cove. Perché ti sei servito di questo trucco? Perché quello che mi piace raccontare in Ulysses Moore è la difficoltà di capire che cos'è reale da quello che non è reale. Siccome nella vita ti capiterà di non riuscire a capire che cosa è vero e che cosa è falso, ma quello che sarà importante è quello che tu pensi di quello che hai davanti, anche in questo libro c'è una differenza molto difficile da capire tra chi è personaggio, Ulysses Moore, o è autore, Ulysses Moore, chi è traduttore, Pier Domenico Baccalario, o autore, e chi è personaggio del libro e chi è che leggendo quel libro può fare qualche cos'altro. Quindi uso anche i libri come strumento per raccontare una storia. Tommaso, il protagonista del settimo libro, aiuta Anita a trovare Kilmore Cove perché lui ha letto i primi libri di Ulysses Moore, come se davvero anche nell'ambiente del libro esistessero i libri di Ulysses Moore. E questo è un divertimento. Ok, e ora passando a Century. I quattro ragazzi di Century hanno dei poteri speciali che vogliono rinnovare il patto con la natura e perché la Terra non venga distrutta e hanno dei poteri speciali. E vuol dire che senza poteri siamo spazzati? No, voglio dire che tutti noi, secondo me, abbiamo dei poteri speciali. Elettra in Century ha il potere di far appannare gli specchi. Ebbene, mia mamma a casa nostra, dove siamo cresciuti, ogni 10-15 anni cambia gli specchi. È un potere speciale, però non credo, ed è mia mamma, quindi so che è una cosa abbastanza normale che può succedere. Quindi penso che probabilmente l'avere dei poteri speciali è semplicemente accorgersi di chi siamo davvero. Noi, io sono speciale per te e tu sei speciale per me. La specialità è un sentimento che abbiamo internamente. Ok, poi il problema affrontato in Century è quello dell'ambiente. È un problema che ti sta a cuore? E in che senso? Ma non penso che sia il tema di Century, l'ambiente inteso come lotta ambientalista, io non sono un ambientalista. Penso che però pochi di noi conoscano il mondo in cui vivono e magari non ne conoscono l'origine o non si fanno sufficienti domande. Century è una storia piena di domande e con delle risposte che sono solo suggerite. In ogni caso i quattro protagonisti devono scoprire chi sono e dove vivono prima di poter decidere che cosa possono fare. Poi ho notato anche che nei tuoi libri non c'è un unico protagonista, ma sempre un gruppo di ragazzi. È importante per il fine della storia questo oppure no? Ho sempre creduto nel lavoro di gruppo. Un libro non si fa solo scrivendolo, ma va anche corretto, impaginato e qualcuno deve fare una copertina. Io sono un giocatore di calcio, quindi so che puoi essere bravo finché vuoi giocare a calcio, ma se vuoi vincere hai bisogno anche di tutti gli altri che giocano insieme a te. E alcuni sono più deboli, devi aiutarli, oppure a volte sei più debole tu e quindi devi essere aiutato. Il lavoro di squadra è quello che mi piace. Io amo lavorare con i miei amici e questo cerco di fare.
Poi abbiamo recentemente visto in libreria I gialli di Vicolo Voltaire, e se vuoi dirci due parole riguardo a questo. I gialli di Vicolo Voltaire nascono dalla scoperta delle assemblee condominiali. Io non ero mai stata un'assemblea condominiale nel mio palazzo e l'ho trovata una cosa fantasy, nel senso che c'erano delle persone che fino a quel momento mi erano sembrate normali, che in assemblea condominiale hanno cominciato a tirare fuori delle strane teorie cospiratorie sul perché il loro appartamento fosse più sfortunato di quelli degli altri. Quindi io lì nei gialli immagino invece che invece di fare l'assemblea condominiale gli abitanti del palazzo di Vicolo Voltaire, che è un vicolo che ho inventato io, non esiste davvero a Parigi, si vedono una volta ogni tanto per discutere di alcuni fatti di cronaca nera, quindi omicidi, rapine, furti, cose di questo tipo, e ognuno con la propria specialità, appunto l'essere speciali, ne parlavamo prima, cerca di aiutare gli altri a indagare su cosa potrebbe essere successo. Quindi ci sono i due ragazzi protagonisti che sono figli dell'ispettore di polizia di quel distretto, che ogni tanto vanno dal papà a fare delle domande, e c'è il vecchio avvocato in pensione che non ne vuole più sapere di essere considerato un vecchio e in pensione, quindi continua a chiedere ai suoi colleghi del tribunale questa e quell'altra informazione. C'è la signora Bardouchon, che è una gran brava pettegola e quindi sa tutto quello che succede nelle strade del quartiere di Parigi. C'è il postino, che ha un passato un po' losco, che però potrebbe essere utile per avere qualche altra informazione. Tutti assieme riescono a volte a risolvere i casi di Vicolo Voltaire. Poi un'altra novità proprio nuovissima è la saga della serie, la serie Agenzie di Fantasmi, che però non è ancora in libreria. Se vuoi dirci qualcosa anche riguardo a questo. Agenzia Fantasmi è fondamentalmente la storia di un'amicizia molto forte tra Willard e Tupper, che sono, hanno un compito gravoso ma divertente, cioè amministrare l'agenzia Fantasmi di casa Mugley. L'agenzia Fantasmi è come una specie di ufficio di collocamento per fantasmi. I fantasmi vanno lì e escono da una pendola gialla e chiedono un lavoro, e vogliono lavorare. Qual è il lavoro di un fantasma? Fare il fantasma, quindi infestare questa o quella casa, partecipare in modo scenoso a una seduta spiritica nel momento giusto e spaventare questo o quell'altra persona, ma tutto ben coordinato da Willer e Tupper, che ovviamente devono vedersela con l'agenzia nemica e contrastante, che è molto più ricca e organizzata di loro. Loro sono un po' scalcagnati, ma i fantasmi preferiscono lavorare per Willer Mulley della agenzia Mulley e figli. E sai perché? Perché si dice che faccia il migliore ectoplasma in circolazione nella città, e siccome i fantasmi alla fine vengono pagati in ectoplasma, meglio che sia buono. Poi, come fai a scrivere tutti questi libri e come è la tua giornata di scrittore? La mia giornata di scrittore è caotica, nel senso che scrivo moltissimo e cerco di scrivere tutti i giorni, quindi se possiamo affrettarci un po', io ho un libro da scrivere. Ok, tornando a Ulysses Moore, tu usi molti enigmi, giochi, indovinelli, ti piacciono anche al di fuori del tuo lavoro? Molto, trovo che i giochi e indovinelli siano qualcosa di molto divertente da costruire, da inventare, combinazioni, numeri, parole, lettere messe una di fianco all'altra formano a volte indovinelli ed enigmi, quindi cerco di inserirli all'interno dei miei libri, ma è un modo di vedere il mondo. Tutto può essere un enigma e tutto può essere qualcosa da scoprire, sei tu che devi decidere che lì c'è un enigma da risolvere, anche semplicemente, sai i lampioni davanti a casa tua? C'è il quinto lampione che ogni giorno si spegne alle 23:23, perché? Non lo so. Vedi? Un enigma. Un'ultima curiosità, quanti anni hai? Te lo chiedo perché il tuo uso abbondante di enigmi e giochi mi facevano immaginarti giovane. E invece io mi sono fatto crescere la barba, così sembra molto più importante e anziano di quello che invece sono. Di anni ne ho 35, sono del 74, quindi insomma forse non sono così vecchio, dai.